senza aiutare questo tuo popolo, Padre. Grazie, buon Padre Celeste. Grazie, mio Dio, perché possa questa Italia risorgere, e non solo l'Italia, ma tutto il mondo che è preso dalle mani di Satana e lo stava distruggendo. Buon Padre Celeste, ti amo con tutto il cuore. Fai che le mie parole non vadano perdute. Ti ringrazio, ti lodo nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Figli miei, creature mie, sono così felice di voi che state ascoltando il mio servo. E sono così felice che vi voglio benedire. Lasciate andare le religioni. Quando sono venuto tra di voi, non vi ho detto di farvi religioni. Vi ho detto fate proseliti e portateli a me. Non vi ho detto di costruire delle case e mettere dei nomi come avete voluto fare. Non vi ho detto questo. Vi ho detto, raccogliete tutte le anime e portatele a me. Solo questo vi ho detto.
E voi cosa avete fatto? Avete raccolto alcune anime e le avete portate tra quattro mura e gli avete somministrato qualcosa di mio? E che cosa avete fatto? Li avete portati dentro quattro mura? E li avete allontanati da altri suoi simili che non possono condividere l'effetto dell'espressione uno con l'altro, da un edificio all'altro? Avete separato il branco? Avete separato il branco? Ma come vi siete permessi? Quale autorità vi ha dato questo permesso? Io vi ho sempre amato e sempre vi amo e vi do la possibilità di ristabilire la vostra armonia. Questo dovrete fare d'ora in poi, togliere tutte quelle immagini che sono sacrilegio alla mia vista, distruggere tutte queste immagini, bruciarle, fracassarle, spruzzare nei muri, nei tetti delle chiese dove c'è un'immagine. Li ho sopportato da tanti secoli. Se non fate questo, perirete tutti. Conformatevi a me e non all'uomo che vi ha dato questa autorità di mettervi in ginocchio a queste statue, a queste immagini. Eppure vi ho lasciato la mia parola, dove sta scritto in Esodo 20 che io sono un Dio geloso, che non permetto di fare e disfare. Quello che avete fatto non mi è piaciuto. Ora dovete ristabilire la vostra armonia. Unite dei gruppi, unite tutto quello che volete, distruggete queste statue al più presto, altrimenti morirete tutti. Lo proclamo per il mio nome. Questo.
Ciao fratellino. Ciao fratellino. Eccomi Signor, vengo a te mio re, e si compia in me la tua volontà. Eccomi Signor, nome tu mi vuoi, e se tu mi vuoi io vivrò con te. Nelle tue mani io camminerò, e il tuo nome annuncerà. Come tu mi vuoi io sarò, come tu mi vuoi io andrò. Nella vita mio nome paura non ho, per sempre io sarò, come tu mi vuoi. Gloria a Dio. Bravo fratello, bravo. Questo non sei tu che l'hai fatto, ma è lo Spirito Santo che ti ha guidato. Fratello, quando parla lui io non ci sono. L'hai capito, vero? L'hai capito? Gloria a Dio. Bene, vuoi dire qualche altra cosa, fratello? Sì, fratellino, una cosa per te. Prego, fratello, prego. Gloria a Dio. Vedi se riesci a trovare questa cosa qua, te l'ho presa per te, questa lettura. Dimmi. Te l'ho scritta qua sotto. L'hai messo già qua sotto? Sì. Aspetta che guardo. Non la vedo. La vedi? No, la puoi mettere di nuovo? Allora, 1 Pietro, scrivila, 1 Pietro. Sì, un attimo solo. Prima Pietro o prima Pietro? Versetto 1, 3 a 5. Perfetto. Lo cerco subito, fratello. Spero che lo scorderà, chiedo solo di restare accanto a me, sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per niente che non l'hanno avuto mai, se mi accogli mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Ti piace? Bellissimo, ma sei diventato cantante, fratello. Sei diventato cantante, ma il Signore ti sta benedicendo tutta una volta. Ma come mai, fratello? C'è qualcosa? Dimmi, c'è qualche segreto? No, il segreto più bello è incontrare l'amore di Dio. Gloria, Signore. E allora, primo Pietro, 1, 3 a 5, dice questo:
Già il testo dice ringraziamento per la speranza della salvezza. Bravo, fratello. E stasera, Margherita, amore mio, Margherita, quanto amore ci dà il Padre Celeste, grazie papà. Vedete, Margherita è stata trasformata dalla parola di Dio. Ma perché? Non c'era sempre questa parola? Ditemi se sto dicendo delle bugie. Non esisteva sempre questa parola, non c'era sempre questa parola. Sono secoli che c'è questa parola. Non c'erano gli uomini adatti che la spiegavano e la mettevano in esercizio. Vedete, un uomo cambia una nazione. Come fu allora e ora. Con la venuta di Gesù ha cambiato il mondo. Con la venuta dei grandi condottieri, profeti, cambiavano il popolo di Dio. Appena morivano quei grandi condottieri, pom, e andavano tutti nella cattività. Tutti diventavano di nuovo peccatori. Non ci sento una guida, tutti periranno. Lasciatevi guidare. Guardate questo ragazzo, Luigino. Io lo chiamo Luigino perché per me è così fragile, piccolino. Eppure sta diventando un profeta. Un profeta. Guardatelo come ha cantato stasera. Ha trovato la forza di esprimersi a tutto questo mondo di TikTok senza vergogna. Chi di voi potrebbe cantare qui in TikTok davanti a milioni di persone per la prima volta così bene? La parola di Dio, il segno di Dio, chi? Nessuno. Eppure lui l'ha fatto. Fatelo anche voi. Esprimetevi, perché mentre vi esprimete, Dio vi benedirà. Amen. E dal terzo versetto così dice la gloria di Dio. Gloria al Signore. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. Ma come ha fatto a rigenerarci? Nel viso, nel corpo, nella carnagione, nei muscoli, nei nostri intimità. Guardate che io ero distrutto, non potevo salire neanche una scala di due piani. In Germania era arrivato che dicevo: che devo fare l'ascensore qua particolare per me, o devo cambiare casa? E invece adesso salto come un ragazzo a 20 anni. Perché a 20 anni mi porterà! Ti ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questa è la soluzione, la formula della fede. Chi si fa rigenerare da Cristo Gesù, dando il suo cuore a Lui, vivrà in eterno. Sarà rigenerato e vivrà in questo mondo come se fosse lassù. Guardate la sorella Margherita, come è diventata bella. Guardatela, guardatela, come è stata trasformata. Sembra una colombina.
che vola nel cielo. Mettiti un peso, sorella Margherita, perché stai volando lassù, come quella volta che siamo andati lassù davanti al nostro Signore Gesù. Nel quarto versetto dice: per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Un'eredità. Qual è? Io l'ho vista. Che bella. Luccica questa eredità. E c'è scritto il nome sulla... Mi piace, fratellino. Sì, 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 amore mio, sì, mi piace. C'è scritto perfino il nome. Sai che c'è scritto il nome, fratellino, sull'architrave, lassù, nella nostra dimora? C'è scritto Luigino, Luigi, Teresa, come il tuo nome. C'è scritto Angelo Piccone sull'architrave, in un'altra dimora. C'è scritta Margherita Carducci. C'è scritto tutti i vostri nomi, come vi chiamate, quelli che avete dato il cuore a Gesù. E qui, dal quinto versetto, che dice che della potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Che cosa ci vuole dire con questo? Che chi ha accettato Gesù, che ha aperto il suo cuore, così, guardatelo, mi faccio vedere nella camera qui, mi alzo, che aprite il vostro cuore così, e fate entrare Gesù, qui dentro avrete la consapevolezza di vivere in eterno, non soltanto in questa terra, anche lassù, nel cielo, dove c'è la nostra dimora costruita di recente di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Se voi fate questo, e chi non l'ha fatto, fatelo subito, inginocchiatevi prontamente, inginocchiatevi adesso mentre voi siete in caldo, perché se fate passare questo momento di calura che avete sentito, il freddo e il caldo di questa penitenza che il Signore ha cercato di inculcare nel vostro cervello e nel vostro cuore, nella vostra intimità, se passerà, raffredderete. E quando uno raffredda, questo vuol dire che non avrà nessuna cosa, per nessun motivo, da parte di Dio e di Gesù. Perché, cari nella grazia, è molto semplice perché quando noi rifiutiamo questa grande potenza di Dio che vuole darci questa vita eterna così a poco prezzo, noi che cosa facciamo? Ci allontaniamo, saremo raffreddati, lontani dalla fonte della calorie, della fede, dell'amore di Dio, e periremo. Capite, cari nella grazia? Qui dice questo, in queste parole, e lo dice chiaro nell'ultimo versetto. Quindi ci dice
che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. E quali sono gli ultimi tempi se non questi? Dio dice che questo mondo, se non ci inginocchiamo tutti davanti al suo figlio, piccoli, grandi, malati, storpi, ciechi, se non ci inginocchiamo davanti al suo figlio e lo lodiamo, farà esplodere questo mondo. E succederà che chi ha dato il cuore a Gesù e l'ha fatto entrare dentro il loro cuore vivrà nell'eternità, sarà risucchiato in un istante, prima i morti in Cristo e poi i viventi che hanno dato il cuore a Gesù. Chi resterà in questo mondo che non ha dato il cuore a Gesù perirà nelle mani di Satana per l'eternità. Cosa vuol dire perire nell'eternità? E adesso lo spieghiamo. Facciamo una piccola tra parentesi. Chi è Satana? Satana è un angelo, il più bello angelo che Dio creò nel cielo, che si fidava di lui. L'angelo più potente che esisteva lassù, nel paradiso. E l'aveva fatto comandante di tutta la schiera degli angeli. E cosa fece questo? Tradì la fiducia di Dio. Voleva farci le scarpe. Sapete cosa vuol dire fare le scarpe a qualcuno? Prendere possesso di tutto ciò che possedeva quello che era sottoposto a dominio di fargli le scarpe. Ma Dio, quando crea qualcosa, mette un vincolo che nessuno lo potrà superare. Come qui TikTok. TikTok. E mica è fesso questo TikTok. Questo TikTok, io ci bacio le mani e i piedi a tutti quelli che sono nello staff di TikTok. Io mi inchino davanti a loro e davanti a chi ha sperimentato questo TikTok. Perché ha messo... Fratello? Sì? Te, è piaciuto? Bellissima, fratello, bellissima. Io l'ho scelta per te questa qua. Grazie, fratello. E tu non sai quanto bene mi ha fatto questa parola. Tanto che mi sta facendo parlare di qualcuno il più potente dell'oscurità, che lo voglio buttare per terra completamente. Chi sta nell'oscurità sta nelle tenebre. Buonasera, nonno Vinzi. Vuole la luce, la verità e la vita. Ciao, nonno Vinzi. È vero, fratello. Mi hai dato la possibilità di esprimermi contro Satana. Sto parlando, in sostanza, contro di lui. Mi ha dato quella possibilità, quella spinta, questi versetti mi hanno stimolato dentro il cuore che tu non sai quando, tu non sai quando, forse lo capirai un giorno, quando vedrai Satana distrutto coi tuoi occhi. Allora dirai, io ho partecipato a far parlare a fratello Angelo Picone di questo satanazzo. E io ti dico grazie, davanti all'Eterno, gli dico, papà, trattalo con buon occhio questo fratellino, perché mi ha aiutato tanto. Grazie, fratellino Luigi. Vedete, botta e risposta, senza preambole, non dobbiamo avere vergogna. Quando dobbiamo stimolare qualcuno,
o veniamo stimolati da qualcuno, dobbiamo ringraziarlo e dobbiamo ringraziarli tutti. E anche dobbiamo essere un giorno benefattori. Ciao René Cute, amore mio, come stai, amore? Spero che adesso stai bene. Sono da farti sentire, fratellino, aspetta, Sì, dimmi. Fammi sentire, amore. C'ho un'altra canzone che ti piace tantissimo, è nel tuo cuore. Sì, metti un sottofondo di musica, vai in YouTube e metti un sottofondo. Perché devono essere stupiti questa gente. Devono stupire. Sì, fratello, adesso io devo andare a cenare, ti metto nel PC, se devi cenare vai a cenare pure, ci vediamo più tardi, lascio il PC, va bene? Comunque, fratellino, aspetta un secondo. Dimmi. Comunque, era dedicata a te, come Zaccheo si chiama la canzone. Grazie, fratello, non ho modo di poterti ringraziare, fratello, salutami a tutta la tua famiglia, va bene? Ciao, ciao. Vado, fratello, va bene? Ciao. No, fratello, dopo.